pagate tutti gli anni, nel senso che vengono mantenute solamente alcune parti che sono alcune costruzioni che sono Sacromonte, la Collegiata, Torba, tutto il resto è nuovo, ma cambiano tutti gli anni, vengono messe ogni anno cose diverse, anche per dare spazio anche alle altre cose che chi ha costruito negli anni è bene che metta fuori. Tant'è vero che questa casa qua io non l'ho mai vista, è una costruzione della, una, chiamiamola una cascina lombarda, dove per, è stata segata a metà perché non ci stava. Questa che qui vedete qui davanti è l'isola di San Giulio sul lago d'Orta, perché qui è nel Varesotto, confina, pertanto l'abbiamo, gli abbiamo fatto uno strappo e abbiamo detto va bene, stai qua con noi che va bene lo stesso. Se noi passiamo di qua nel resto del mondo vediamo un po' di cose strane e diverse. Allora, questo palazzo qui in basso a sinistra è il palazzo della ragione, non lo vedete voi, magari lo vedete dopo, è il palazzo della ragione di Mantova. Sì, questo qui, palazzo della ragione di Mantova. Perché è qui nel resto del mondo? Primo fa parte del Varesotto, ma anche perché non ci stava di qua. Ottimo. Ma d'altra parte l'abbiamo messo in mezzo ai ruderi. Dopo c'è, ci sono dei ruderi romani, ruderi egiziani, una tomba egizia là in fondo, un villaggio palestinese qui sulla sinistra e l'arco di Costantino a Roma. Come potete vedere però c'è una cosa un po' strana, diciamo strana nel senso che le dimensioni delle statue della Natività sono diverse da tutte le altre, dagli standard delle statue che ci sono. Perché? Perché abbiamo voluto, come si può dire, creare una linea di continuità fra il terreno, la terra e il sovrannaturale. In che modo lo potevamo fare? Cambiando le dimensioni delle statue. Sembra che le statue si elevino verso il cielo. E poi c'è una cosa che non a noi, ma non c'è. Cos'è questo qua? Santorini, cosa c'entra Santorini con l'Egitto? D'altra parte cosa c'entra Santorini anche col Varesotto? Niente. E allora perché è lì? Perché il ragazzo che ha costruito tutta questa roba qua è un ragazzo che costruisce lui fisicamente tutte queste costruzioni. Le ha fatte tutte lui. Santorini l'ha fatto per un altro evento, per un'altra manifestazione. Però è bello e lo voleva mettere nel presepe da qualche anno. Ci siamo sempre rifiutati, no, non c'entra niente col presepe, Santorini vanno in spiaggia lì, non c'entra niente col presepe. Un giorno però, che mentre noi eravamo di là a costruire le scale, le case, tutte queste cose, lui è arrivato, ha preso Santorini, l'ha piazzato lì e adesso ve lo tenete. Finito, ecco la motivazione per il quale c'è Santorini qui. Adesso, spiegato Santorini, anche vorrei farvi vedere un'ambientazione leggermente diversa. Allora, col mio potentissimo wifi, tecnico delle luci! Wifi, la tecnologia moderna. Ecco, guardate. Oh, bello. Vero? È affascinante. È tanto bello quanto di giorno. Grazie, tecnico! Meno male, è l'unico wifi che funziona qua. Bene, allora adesso vi dico anche chi ha costruito tutte queste cose qua, che è un, ripeto, è un ragazzo che ha qualche anno in più di me, ma è talmente geloso delle sue cose che qui ci deve stare solo lui. Se voi toccate una statuetta e la spostate, domani viene chi l'ha toccata? Chi l'ha spostata? Qualsiasi,
Pertanto questo recinto qua l'ha messo su prima ancora di fare il presepe, di modo che nessuno possa entrare lì. Guai, dopo si lamenta perché nessuno gli dà una mano. Pensate che qualcuno gli ha portato una borsa piena di muschio, l'ha preso, l'ha portato là dall'asinello, perché il muschio lo prendo io dove dico io, ha detto, e va a prenderlo al seminario. Pertanto tutto questo muschio è benedetto perché è del seminario. Allora questo ragazzo, che conosceremo fra un po', è un ragazzo un po' datato, ha 83 anni. Wow, ragazza. E sono 3 anni che dice: non lo faccio più, nessuno mi dà una mano. Ma porca miseria, chiedilo e vedrai, c'è gente che viene a darti una mano. No, mi arrangio io, tutti gli anni. Però sono 3 anni che dice: non lo faccio più. Io spero ardentemente che anche quest'anno dica così, perché sta a significare che il prossimo anno ci sarà ancora. Allora, io vi pregherei di fare un applauso, piano però, al costruttore, però anche prima alla sua santa moglie. Perché? Voleva portargli qua il letto. Perché è da settembre che lui è qua. E la moglie, per vederlo, non so se è seduta lì. C'è una signora lì seduta? No. Andata via disperata. Andata a bere il caffè. Ma per vederlo deve venire qua, perché a casa non c'è più. Allora io vorrei che voi faceste allora questo applauso, oltre alla moglie, ma anche a lui, che si chiama Carluccio. Carluccio! Carluccio! Eccolo Carluccio! Mettiti in mezzo, fatti vedere! Carluccio, fatti vedere! Eccolo! Avete visto? 83 anni, giovane, porta bene. Adesso gli fa male un ginocchio. Deve far passare il ginocchio. Carluccio, sono i murales, che sono appannaggio di altri. C'è Eugenio, che l'avete visto, è la persona che chiacchierava di là prima, e un ragazzo anche che frequenta il liceo artistico qui a Venegono, che ha fatto queste cose qui. Ma hanno dovuto farlo prima che lui facesse qualcosa, perché una volta che lui ha messo giù, basta, qua nessuno entra più, finito. Ma lui è in grado di fare tutto, compreso il torrente. Incredibile. Il torrente l'ha fatto con sacchi di juta, sotto c'è tutta una plastica, sacchi di juta e cemento. Cemento liquido, pertanto riesce anche a come si dice, a modellarlo. Bene, io grazie. Ho finito. Grazie della spiegazione. Buona serata e grazie a voi. Allora. Complimenti, grazie. Veramente, delle opere d'arte che ha fatto lì, complimenti per la passione e l'impegno e i risultati anche. Grazie, non scappare che non ti vedono, sei piccolina. Vieni che scriviamo, Matteo. Sì, spegniamo. Bello. Là. Bello. Adesso chiudono, eh?
era l'ultimo. Per oggi era l'ultimo. Allora, per quella dello Stefano, intanto più di uno lì. Non è che sta pesando la cosa, però. Dai, dimmi. Dai. Grazie. Grazie, è una bella parola, sai? Vai, mettila qui dove vuoi. Così, ok, sono prima io. Iscritto Matteo. Grazie. Bravo. Ma io ho scritto davanti. Andiamo Matteo.